Le reaction ai meme di Sanremo. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati. Oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a vedere i meme di Sanremo che stanno uscendo, ragazzi. Stanno uscendo i meme di Sanremo come a tutti gli anni. E quindi, come cosa più bella di andare a vedere quali ci sono in giro, diciamo. Quindi, prima di iniziare, ragazzi, ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi, dai. Quindi, oggi, ragazzi, venerdì, quindi oggi dovrebbe esserci la serata dedicata alle cover. E quindi i meme usciranno, altri meme che sicuramente usciranno, i meme della serata di oggi delle cover, però prima andiamo a vedere quelli che già sono usciti. Quindi iniziamo subitissimo a vedere quali sono i meme e mi raccomando ragazzi, se vi faccio vedere qualche meme che già avete visto in giro, scrivetelo qua sotto nei commenti e se avete visto qualche altro meme strano, particolare, sempre scrivetelo qua sotto nei commenti. Iniziamo subito! Allora, iniziamo subito, già scritto Sanremo meme 2023, andiamo subito a vedere. Questa è il meme di Chiara Ferragni con la scritta dietro, gli hanno fatte di tutti i colori. Questi invece asfaltisti per casa tua. E... fantastico raga, fantastico, effettivamente ci sta proprio, ci sta tutto. Ma andiamo avanti, andiamo con questa cosa qua che... questa cosa non l'ho capita. È quella di Radio 101, ok. E con quella che gli annusa i piedi? Non lo so. Fantastico raga, i meme su Blanco che tira a calci i fiori. È fantastico, ovviamente. Nuova figurina di Panini 2023-2024. Blanco che tira a calci i panini. Fantastico, ragazzi. Ci sta tutta. Bellissima. Io sinceramente, anche se devo dire che sinceramente, secondo me, raga, qua lo dico e qua lo confermo. Secondo me è stato tutto già organizzato. Perché... troppa calma, troppe risate, poi Amadeus stava proprio tranquillissimo. Secondo me ragazzi è stato tutto organizzato, tutto già architettato. Lo scopriremo più avanti. Andiamo a vedere questa invece, quella di Stranger Things, ragazza che sente, metti le cuffie, Sanremo, Marco Mengoni due vite, sì, perché effettivamente la canzone di Marco Mengoni era abbastanza bella. Anche se a me mi piacevano Paola e Chiara, diciamo. Scrivetelo voi nei commenti qual è la canzone che più avete preferito di questo Sanremo, di questi partecipanti. Scrivetelo nei commenti. Allora, andiamo avanti. Questo è quello dei Pooh che già abbiamo visto prima, ok. Ecco, Sanremo non te vede. Sanremo non te vedemo. Chi boicotta Sanremo, diciamo. Vabbè, e questa invece l'altra nonna col badante. Questa è vecchia, questa è vecchissima questa. Oddio, forse, non so. Vabbè, e andiamo avanti. Questa è stato per papire. Blanco, mi spiace a tutti. Amadeus, che è successo? Blanco, purtroppo... non mi sentivo in cuffia, non sento la voce. Amadeus, aspetta, calmo. Boh, secondo me continua a dire che è tutto organizzato. Allora, andiamo a vedere, sono uscito da Facebook e quindi andiamo a vedere su in altre parti i meme che ci stanno in giro. Vediamo, questo è le brutte intenzioni della maleducazione. Cioè, ci può scrivere qualsiasi cosa là dietro. Ok, andiamo avanti, andiamo a vedere. Mattarella Sanremo. Aiuto.
Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti quale meme avete già visto. E poi. E il tempo che hai perduto per la tua resa, per la tua rosa, ha reso la tua rosa così. Non l'ho capita. Quando l'app di lei di radio, non lo scopriremo mai. Ecco, va, raga, fantastico. Pensati povera. Eh sì, ragazzi, pensati povera, giustamente. Pensati laureata. Vediamo. Io che mi sveglio alle 12 del mattino presto, i miei genitori, bra, che mi fanno l'applauso. Ah, Dio. Poi andiamo a vediamo che altro ci sta, che altro ci sta. Amadeus che torna sul palco per ringraziare Blanco. Il palco. Tutti, oh, effettivamente sì, tutti che gli stavano a gridare contro, mamma. Poi. Ah, raga, fantastico. Questo, raga, è fantastico. Il trio anche come la canzone Scarafaggi, Scarafaggi, Scarafaggi. A me mi ha ricordato quello, sinceramente. Quando dico la verità, effettivamente, passa l'ambulanza. Ah! Poi andiamo avanti, vediamo che altro ci sta. Ma cioè, raga. Ma se avete visto bene, ma la caduta di culo che ha fatto Blanco, raga, si è spezzato l'osso del culo che è spezzato. Questa è la cattiveria, questa effettivamente è la cattiveria che il karma che ha agito immediatamente, ha agito il karma a farlo cadere, a dargli proprio a botta di culo. Mamma mia, ha fatto proprio una caduta esagerata, ha fatto una caduta esagerata, raga. Poi ci stanno, ci sta i meme che mettono pure con LOL. Effettivamente ci sta. Mago Forrest e Chiara Ferragni. Effettivamente è vero, Chiara Ferragni può aver copiato anche da Mago Forrest, probabilmente. Chiara Ferragni che parla di Chiara Ferragni a Chiara Ferragni. È vero, ci sta quelli che guarda così. L'abbiamo vista anche prima, ragazzi. Sto meme sta spopolando dappertutto. Sta spopolando. Io che aspetto Gianluca Grignani. Effettivamente, se fa notte, se fa notte, effettivamente. Non sono nuda, è un disegno del mio corpo. Perché andava specificato, ragazzi. Se non lo specificava, ragazzi, secondo me. Uscivano una marea di polemiche. Chiara Ferragni nuda, non è possibile. Cioè, raga, già il fatto che lo deve specificare. Andiamo avanti. Poi, che se ci sta? I Maneskin si esibiscono a Sanremo con Zitti e Buoni febbraio del 2065. È vero. Effettivamente un po' lo ricordavano, un po' così, eh. Poi questa, vabbè, pensati libera, come ho fatto l'altra volta, l'abbiamo già visto. C'è posta per te, effettivamente, con Gianmaria al posto di Maria De Filippi. Maria De Filippi. Gianmaria De Filippi, ci sta, raga. Ci sta tutta, raga. Ultimi due meme, poi chiudiamo, perché sennò sto video dura un'infinità, perché i meme sono infiniti proprio. Macerie e resti, maceri e resti. Eh sì, effettivamente, sì, ha distrutto tutto, ha fatto un casino, ha fatto. E questo, e finiamo con il meme di ancora una volta di Blanco che tira a calci i fiori. Remember him, this is now. Boh, ha fatto il casino. Ultimo Jolly. I vostri. Ecco cosa c'era scritto. Ecco cosa c'era scritto in quelle scritte piccole. I vostri sedili sono troppo stretti. Il trolley non è incluso. Non avete il wifi. Non c'è lo. Cos'è che sta scritto? Non c'è. No, no, non si vede. Non si vede.
Non la do gratis, non ce l'ho gratis, non è gratis. Il bagaglio non è gratis. Vabbè, amo capito, insomma. E quindi, ragazzi, questi sono alcuni dei meme di Sanremo che stanno uscendo proprio così, pam 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 pam, come funghi. Voi, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti qual è stato il meme più divertente che avete visto in giro nel web e ovviamente qual è il vostro cantante, anzi qual è il cantante che secondo voi vincerà il Festival di Sanremo. Scrivetelo qua sotto nei commenti e vediamo chi è che ci azzecca. Ci sarà qualcuno che ci azzecca? Io opto per vorrei dire tanto gli articolo 31, ma avendo sentito le canzoni, secondo me io vado di Collazio, anche se non stanno molto alti, però io punto tutto su Collazio. A me piace molto la loro canzone, sinceramente. Poi ovviamente io adoro gli articolo 31, ma secondo me gli articolo 31 si piazzeranno bene, si piazzeranno più di metà, più di tipo tra i 5, tra nel quinto posto se piazzano l'articolo 31. Ma i Collazio, secondo me, potrebbero anche vincere, lo spero. Va bene, ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì con le reaction di Cucine da Incubo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao carini!